al nostro amico Giulio Sapelli, che pur di star con noi questa sera ci seguirà facendo la conferenza dall'auto perché ha avuto un imprevisto e lo ringraziamo per questo tipo di disponibilità e amicizia che anche questa volta ci dimostra. Abbiamo preso spunto da questo incontro su questo importante lavoro di Giulio Sapelli, che è questo libro edito dalla Guerini e Associati nella storia mondiale, stati, mercati e guerre. Un testo corposo, lo abbiamo letto e effettivamente è stata una grande provocazione, un grande aiuto per comprendere oggi i fenomeni che sono in corso, che stanno accadendo anche questi giorni in maniera drammatica. Ogni giorno arrivano nelle nostre case, nei nostri uffici, fatti che accadono lontano da noi, ma che hanno un'incidenza sulla vita di ciascuno dirompente. Sono fatti che vanno a incidere sulla vita materiale, sulla concretezza della vita in maniera evidente. E sono fatti che chiedono di essere compresi, che chiedono di essere giudicati, perché altrimenti l'unica cosa che rimane sono dei racconti che ci arrivano, ma i racconti di questi fatti attraverso i mass media, la comunicazione, è sempre un racconto che parte da una cultura, non esiste un racconto neutro. C'è un racconto che parte da una visione culturale che la persona che te lo propone oggi fa. Ah. Anzi, dobbiamo dire che in questo momento è molto dominante un racconto dei fatti che punta molto sull'emotività. L'emotività non è una possibilità di giudizio, non dà la capacità di giudicare quello che effettivamente sta avvenendo di fronte a te. Ma l'emotività pilota normalmente un consenso, non rende la persona libera, non rende la persona in grado di esprimere un giudizio partendo dalla ragione, ma è un'emotività facilmente pilotabile che in qualche modo non ci rende liberi. Per questo noi abbiamo voluto e vogliamo spesso creare dei momenti per avere un confronto, un dialogo attraverso cui possa crescere la nostra capacità di giudizio, la nostra capacità di poter giudicare adeguatamente partendo dalla nostra ragione in maniera convincente, entrare nel merito realistico di fatti che accadono. Ma per poter fare questo lavoro di verifica, è fondamentale un lavoro, è fondamentale un dialogo anche con i maestri. Non tutti sono maestri, cioè, i maestri uno se li sceglie. Noi abbiamo un rapporto consolidato con Giulio Sapelli perché lo riconosciamo come un maestro. Perché è un maestro per noi? È un maestro perché innanzitutto condividiamo lo stesso riferimento culturale. Cioè, Giulio Sapelli mette al centro del suo lavoro, della sua analisi, del suo studio, la persona e la comunità. Sono questi i fari da cui parte per poter leggere quello che sta accadendo. E noi lo condividiamo totalmente, perché anche per noi c'è questa centralità del valore assoluto della persona, del valore fondamentale della comunità in cui questa persona cresce, sorge, crea e costruisce. Poi, Giulio Sapelli è una conoscenza dei processi storici, sociali, economici che parte da una interdisciplinarità di conoscenze, di saperi, che oggi è veramente rara. Oggi è il tempo della specializzazione, magari uno sa solo dell'economia, ma oggi per capire cosa succede in economia non puoi sapere solo dell'economia. Devi avere una conoscenza anche degli altri saperi, della filosofia, della teologia, della scienza. Ecco, Giulio Sapelli è uno dei pochi che ha questa interdisciplinarietà che permette di affrontare in maniera adeguata un argomento specifico. Poi l'altro aspetto che per noi è importante di Giulio Sapelli è che lui non è un giornalista, non ha una conoscenza
superficiale delle questioni, ma i suoi lavori sono sempre l'esito di un lungo lavoro di studio, di un confronto con gli altri studiosi del tema, fino ad arrivare a una sua personale e originale visione interpretativa dei fenomeni in atto. Nella storia mondiale, stati, mercati e guerre, è un testo assolutamente fondamentale per comprendere il mondo moderno, la contemporaneità. Ed è un lavoro che ci offre questa sua interpretazione che è totalmente ancorata sia in questi saperi congiunti che vengono attivati, a partire da questa visione di cui parlavo prima, centrata sulla persona, sulla comunità, che è molto ancorata al passato, perché non possiamo leggere il presente se non teniamo conto il passato. Questo libro è l'esito di un lungo lavoro di studio e di uno sguardo appassionato alla realtà che Giulio Sapelli ha sempre avuto e che ha sintetizzato in queste 350 pagine di questo libro, che però hanno richiesto 4 anni di lavoro. Quindi noi vogliamo confrontarci non appunto con dei pareri, ma vogliamo confrontarci con chi effettivamente fa un lavoro serio sulle questioni, un approfondimento serio, offrendoci un contributo che ci aiuta poi a noi a fare il nostro personale lavoro di verifica e di determinazione di un giudizio personale più adeguato alla realtà. Quindi ringraziamo Giulio per questo grande opportunità che ci dà. Per iniziare questo lavoro insieme a lui, partiremo da fatti contingenti, perché in questi giorni, poi in particolar modo, ci sono dei fatti drammatici che stanno accadendo, fatti che in qualche modo condizionano la vita di tutti, immediatamente, ma in prospettiva in maniera grandissima, no? Quindi partire da questi fatti è fondamentale perché ci fa tenere conto del presente, per poi andare a illustrare le tesi che lui nel suo libro espone per poterli comprendere compiutamente. Chiaramente non siamo qui per soddisfare delle curiosità, ma siamo qui per fare quel lavoro necessario per arrivare a un giudizio personale che ci permetta di rispondere in maniera adeguata alle sollecitazioni che oggi la realtà in maniera drammatica ci pone. Detto questo, io direi che possiamo iniziare subito. Il primo punto che è all'ordine del giorno di questi giorni è un tema che Sapelli ha affrontato estesamente nel suo libro, ci ha dedicato anche un capitolo sul tema della Russia, ma è trasversale a tutti gli altri capitoli. La crisi Russia-Ucraina. La parola a Paolo Volpi. Buonasera, professor Sabelli, ben trovato. Senta, la ricostruzione storica ed anche attuale che lei fa sulla instabilità geostrategica mondiale, quindi anche sull'instabilità del sistema internazionale che ormai è mondiale, è stata affrontata nel libro in modo assolutamente chiaro. Così come è stato molto interessante capire la figura di Vladimir Putin, come lei l'ha perfettamente e puntualmente ricostruita, sia storicamente sia politicamente, l'ha anche attualizzata con quelle politiche e anche con la famosa anche dottrina Primakov. Ma per arrivare al punto, quello che le volevamo chiedere noi è questo: qual è la sua chiave di lettura, l'origine della crisi Russia-Ucraina e quali sono poi, soprattutto, le conseguenze, gli effetti e anche direi le conseguenze per noi, per l'Italia, visto, il vuoto europeo che questi giorni a cui stiamo assistendo in questi giorni, drammaticamente, vorrei dire.
Innanzitutto vi ringrazio molto di avermi invitato, ringrazio molto il caro amico che come sempre c'è tra di noi una relazione ormai che dura anni, e ti ringrazio molto per aver organizzato anche questo incontro, che è un incontro virtuale ma che spero che un giorno o l'altro potremmo farlo de viso. Ma veniamo subito al dunque, anche ringraziandomi per tutte le parole che avete speso nei miei confronti. La questione delle relazioni internazionali, perché sostanzialmente noi siamo davanti a una situazione di instabilità permanente? Perché quando c'è stato il crollo dell'URSS, io arrivo a delle sintesi molto estreme, ma però spero che non siano né banali né troppo astratte. Quando c'è stato il crollo dell'Unione Sovietica, la grande trasformazione che questo, che il crollo dell'impero sovietico, perché in fondo l'Unione Sovietica era una confederazione delle repubbliche sovietiche, che naturalmente faceva sì che la Russia meritasse esattamente quello che, quel concetto che Vittorio Strada, che è stato forse lo studioso più importante sia della letteratura che della politica, della cultura russa che l'Italia abbia avuto nel secondo dopoguerra, Strada definiva la Russia, seguendo una grande tradizione delle relazioni internazionali, la Russia e l'Unione Sovietica una potenza euroasiatica che si configurava come un impero a dominio territoriale. E sappiamo bene che ci sono degli imperi a dominio non territoriale, ad esempio gli Stati Uniti sono degli imperi a dominio territoriale delegato, no? Dominano con l'economia, dominano con l'uso della forza, raramente, ma soprattutto con la minaccia della forza, con dei trattati che pongono poi l'uso della forza, come può essere il caso della NATO, come un'eventualità. L'Unione Sovietica invece era un impero territoriale. Quando si sfonda, quando si scrolla questo impero, come loro sanno molto bene, nessuno prevedeva il crollo dell'Unione Sovietica, solo una sola studiosa, Elenka Redankos, aveva scritto 3 o 4 anni prima un libro molto importante, L'Empire Éclaté, l'impero sconvolto, e dava la giustificazione, individuava per la causa fondamentale del crollo dell'Unione Sovietica la non sovietici. Ecco, noi sappiamo molto bene che invece il crollo avvenne soprattutto per il fallimento della guerra in Afghanistan, il crollo di potenza e la disgregazione interna del Partito Comunista e il fallimento della linea riformista di Gorbaciov. Quando crollò l'Unione Sovietica, veniva meno anche un equilibrio di potenza che aveva il suo punto archetipale non solo in Europa, ma anche nell'Indo-Pacifico. Perché non dimentichiamo mai che Vladivostok è a 50 km in linea d'aria da Pyongyang, che è la capitale della Corea del Nord, che non è, come pensano alcuni, un'appendice della Cina, ma invece è un pezzo dell'ex Unione Sovietica. Kim Il-sung, il fondatore, era un funzionario dell'Internazionale Comunista, anti-maoista, no? Quindi, diciamo così, lì arrivava l'URSS e l'URSS aveva anche uno Stato che non controllava direttamente, ma che gli serviva, come gli servì poi nella guerra di Corea, per indebolire la potenza nordamericana e ciò che rimaneva poi delle altre potenze, perché ormai il Giappone era stato sconfitto, come la potenza americana nell'Indo-Pacifico. Bene, cosa bisognava fare? Beh, quello che sia Gorbaciov che Reagan si accingevano a fare, come dimostrano anche le loro rispettive biografie che sono state scritte dai loro desk office, non sono state autobiografie, si dice che si strinsero la mano e dicono bisogna preparare un nuovo trattato di Vienna, cioè un nuovo congresso di Vienna, così come crollò Napoleone, le potenze europee che rappresentavano allora l'assolutismo e la reazione, no? Contro quella fiammata imperiale a radice rivoluzionaria che era stato Napoleone, si riunirono attorno a un tavolo e non mortificarono la Francia, ma la trasformarono la Francia imperiale rivoluzionaria di Napoleone in una Francia sempre imperiale ma monarchica.
rimettendo in sella una nuova monarchia e con gli Orléans. La stessa cosa si dissero, cioè, e dissero questo solo Brzezinski che aveva messo in dubbio questa, come si potrebbe dire, questo trattato di fatto, ma questo viene poi smentito dalla documentazione che abbiamo avuto dopo, che nessun paese che confinava con l'Unione Sovietica, con l'ex Unione Sovietica, avrebbe mai aderito né all'UE e né alla NATO. Questo perché? Questo perché si voleva già allora, non dimenticate che Kissinger all'inizio degli anni 70, nella prima metà degli anni 70, si era recato a Pechino con Nixon e avevano stretto la mano a Chou En-lai e a Mao e avevano cominciato ad inserire la Cina in quello che io chiamo il capitalismo finanziario cino-nordamericano, no? Avevano cominciato a lavorare quello che capiterà nel 2001 con l'entrata della Cina nel WTO. L'obiettivo che, se voi ci pensate bene, l'ex Unione Sovietica, la Russia, entra nel WTO solo nel 2011, perché loro volevano dividere la Cina dalla Russia. Che essa fosse una potenza comunista o non lo fosse, l'importante era che non si saldasse anche un rapporto tra la Cina e la Russia. Naturalmente le cose sono andate in modo profondamente diverso. Perché sono andate in modo profondamente diverso? Beh, innanzitutto perché sia Gorbaciov sia Reagan non avevano ben presente che molte delle nazioni che erano ai confini della ex Unione Sovietica non avevano nessuna intenzione di fare gli stati cuscinetto, ma volevano conquistare la loro piena libertà e la loro piena autonomia, compresa anche quella parte dell'Ucraina, che la letteratura ce lo consegna, basta leggere Taras Bulba di Chekhov, che divideva la piccola Russia dalla grande Russia. Qual era la piccola Russia? La piccola Russia era l'Ucraina che parte dal Donbass e va fino a Kiev. Quella era la piccola Russia, ma era russa, mentre la parte del Donbass era giudicata appartenente alla Russia. Quindi l'Ucraina era una potenza dimidiata, divisa tra una parte di popolazione russofila e una parte di popolazione invece orgogliosa di parlare ucraino e orgogliosa delle tradizioni ucraine, che è vero, mentre da un lato la Russia nasce a Minsk e a Kiev nel periodo della dominazione tataro-mongola, ma poi dopo rapidamente il nazionalismo ucraino afferma una sua vitalità ed indipendenza verso la Russia. Queste pulsioni alla democrazia e alla libertà dovevano essere composte in un trattato internazionale che risistemasse l'Europa. Invece qui chi ha descritto molto bene è uno studioso americano di politica estera che io considero un mio maestro, David Calleo, che non è così noto perché è uno dei pochi studiosi cattolici di politica estera americano, però un uomo che è ancora vivo, ha 98 anni, che è vissuto tutta la sua vita la politica estera, tanto è vero che la moglie era la figlia dell'ambasciatore americano al tempo di Stalin, quindi voglio dire, sia il marito che la moglie hanno vissuto completamente la loro vita all'interno. Che cosa rimprovera Calleo agli americani? L'unipolarismo, cioè il fatto di decidere anche delle questioni dell'Europa da soli, usando la NATO in contrapposizione all'Unione Europea. Già sono potenti le divisioni tra gli stati e le nazioni europee, perché, voglio dire, questa è una cosa di cui io mi dilungo molto nel mio libro, l'Unione Europea è un impero incompiuto perché non ha una Costituzione. L'unica Costituzione che l'Unione Europea dovrebbe avere è una Costituzione federale, ma una Costituzione federale vorrebbe dire superare gli egoismi, soprattutto l'egoismo franco-tedesco, cioè la rivalità tra la Francia e la Germania, e soprattutto il ruolo di potenza, perché l'unica potenza marittima che l'Europa ha è la Francia, no? E ha una tradizione imperiale. Bene, tutti questi nodi sono venuti al pettine quando, io do questa interpretazione, soprattutto quando si è cominciata a rompere l'equilibrio nei Balcani. Quando negli anni 90 noi abbiamo avuto, perché questa è la radice della crisi ucraina, la crisi ucraina non inizia in Ucraina, ma inizia nei Balcani. Quando? In primo luogo quando gli Stati Uniti
tramite la longa mano militare dell'Italia e col governo con Mattarella, ministro della difesa, D'Alema, primo ministro, l'Italia è l'unico paese europeo che si presta a bombardare i Balcani, a bombardare la Serbia. Perché? Perché l'unico partito con una tradizione militare in Italia era la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, perché entrambi avevano combattuto la resistenza armata. Il Partito Comunista poi non aveva solo combattuto la resistenza armata, ma anche la guerra civile spagnola. Quindi di lì inizia il disastro dei Balcani, dove la Serbia continua ad avere una posizione di permanenza, come ha visto in Bosnia, con i massacri di Srebrenica, e soprattutto questa crisi balcanica è esplosa recentemente quando sia l'Unione Europea sia gli Stati Uniti hanno riconosciuto la secessione del Kosovo. La secessione del Kosovo, di cui non parla nessuno, è stato un evento che ha fatto balenare ai russi che era possibile dei processi di secessione anche all'interno dell'Ucraina. I nostri giornalisti non ci spiegano come mai in questi giorni 500 mila, mezzo milione di ucraini dal Donbass si sono trasferiti in Russia. Voglio dire, perché? Perché quella popolazione lì parla russo, e la piccola Russia di cui parla Chekhov in Taras Bulba, e la piccola Russia che appunto vuole andare nella casa madre. I russi avevano già annesso la Crimea, come l'Abkhazia e la Transnistria, ed è la stessa cosa hanno fatto con la Bielorussia. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che la crisi ucraina deriva poi dal fatto, il fatto lontano è la crisi balcanica, il fatto più ravvicinato è che l'accordo di Minsk non è stato rispettato, soprattutto non è stato rispettato dall'Unione Economica Europea, dalla NATO, perché nel trattato di Minsk esattamente l'Ucraina avrebbe dovuto riconoscere la volontà di autodeterminazione del Donbass. Secondo me quello fu un colossale errore, quel riconoscimento di che l'autodeterminazione non doveva essere concessa, perché inevitabilmente avrebbe aperto una faglia di non legittimazione della volontà che la parte maggioritaria dell'Ucraina, quella attorno a Kharkiv e non quella del Donbass, avrebbe reso manifesto eventualmente di aderire alla NATO. Quindi è una crisi diplomatica che inizia da lontano, inizia dal crollo dell'Unione Sovietica, poi al non rispetto dell'accordo di Minsk, dico di più, al tempo, questa è una cosa un po' da specialisti, ma quando ci fu la crisi che Aurora ha evocato bosniaca, il cosiddetto gruppo di Quinto, cioè l'Unione Europea, gli Stati Uniti, la Francia, la Germania e l'Italia, fecero un accordo che di un gruppo di consultazione bosniaco, si chiamava, dove per tutte queste questioni si sarebbe stata una consultazione continua tra la NATO, l'Unione Europea e la Russia. Queste cose non sono mai portate avanti, non sono mai state portate avanti. Naturalmente questo che cosa ha fatto? Ha esacerbato il timore di accerchiamento della Russia, perché con Xi Jinping così è vero, i russi fanno accordi con Xi Jinping, ma sanno anche che fanno accordi con la Cina per contendere lo spazio in Asia centrale con la Cina, e se si sentono accerchiati anche dalla NATO, l'autocrazia russa, Putin è un autocrate, non è un dittatore come ha detto Draghi, che insomma di storia non ne mastica molto, soprattutto di politologia. In Russia non c'è una dittatura, c'è un'autocrazia, una cosa diversa. Johann Linz, grande studioso dei regimi autoritari, l'avrebbe chiamato un regime autoritario più che una dittatura, un regime che limita le libertà. Poi io penso che quello che sta succedendo in Russia è una cosa molto grave a cui non dedica attenzione nessuno. Medvedev, che era l'uomo che aveva continuato la linea di Helsinki di svendere le risorse russe ai grandi capitalisti, ai grandi oligarchi, fu sconfitto da Putin, che riportò sotto lo Stato gran parte delle risorse energetiche e fu relegato a occuparsi di politica. Fece un accordo con Putin e era ed è ancora il segretario del partito Russia Unita. Ma recentemente, le ultime elezioni russe, poco prima della crisi
Ucraina, su cui non ha detto niente nessuno, e sono andate malissimo, perché è vero, certamente il partito Russia Unita ha vinto, però con il 48% di astensioni, e Medvedev ha annunciato che sarebbe stato meglio, secondo lui, sciogliere il partito di Russia Unita. Questo cosa vuol dire? Che c'è una profonda divisione nel gruppo dirigente russo, e che se si scioglie questa parvenza di partito, ma che pur sempre è una come si potrebbe dire, uno scheletro di organizzazione partitica democratica, uno scheletro, vuol dire che lo spirito autocratico di Putin è destinato ad approfondirsi. Unite questo con l'intelligenza diplomatica di Lavrov, lei ha fatto bene nella domanda, Primakov è stato, oltre che essere un primo ministro molto intelligente, perché ha liquidato l'eredità di Brezhnev e di Jeffrey Sachs, no? Queste sorti di piccoli dipendenti del grande capitalismo che hanno fatto queste privatizzazioni selvagge in Russia, che hanno portato alla fame e alla disperazione milioni di uomini, soprattutto nelle province, in Siberia e in vaste zone della piccola Russia, delle piccole province del sud, Smolensk, eccetera. Adesso insomma è inutile andare nei dettagli. Questo, voglio dire, io credo che la conseguenza della crisi sarà un rafforzamento del potere autocratico di Putin, che non può che impensierirci. Quindi è una situazione molto, molto, molto grave. Non credo che ci sarà la guerra, anche per un fatto tecnico, perché tutti parlano ma nessuno studia Clausewitz, von Clausewitz. C'è differenza tra le battaglie e la guerra. La guerra è un insieme di battaglie. Per fare le battaglie bisogna che ci sia il terreno adatto, anche con tutte. Adesso in Ucraina c'è il disgelo, quindi i carri armati affonderebbero, non è possibile invadere. Io credo che poi Putin non voglia invadere la Prussia, voglia soltanto annettersi il Donbass, che gli serve da prolungamento di potenza, come è stata la Crimea, perché quello che interessa a Putin è avere un piede nel lago Atlantico, nel Mediterraneo, come dimostra la partecipazione alla guerra in Siria. Quindi gli Stati Uniti hanno dato prova di una incapacità diplomatica paradossale e veramente inquietante. Grazie Giulio. Questa domanda si riconnette subito con un tema connesso, no? Perché l'Italia dipende per il 43% dalle forniture della Russia, quindi la tematica energetica si pone in maniera evidente. Federico Vitali. Buonasera professore, grazie per questo prezioso testo di storia che ha scritto, e grazie per l'intervento che ha poc'anzi fatto, e sono certo che la ringrazieremo pure perché ci spiegherà il suo parere in merito alle ragioni della crisi energetica in atto in questo momento, inoltre quali strumenti si dovrebbero adottare per attenuare l'impatto che la crisi crea sui costi delle imprese e sulle bollette delle famiglie, convinti che questo impatto non può essere risolto con i sussidi. In sintesi, quali sono secondo lei le radici di questa crisi? Come secondo lei si può e si deve affrontare? Grazie professore. Grazie a lei per questo. In primo luogo cerco di rispondere a questa domanda finendo il discorso sulla Russia, perché allora noi dipendiamo non come la Germania e non come gli altri paesi, l'Austria, dal gas russo. Noi abbiamo un gas che arriva dalla Russia, come tutti sappiamo bene, ma che passa ancora dalla pipeline del Tarvisio, no? Quindi quella roba lì continua a funzionare. Poi abbiamo smesso di lavorare perché l'Eni ha ceduto alle pressioni americane per il grande gasdotto che avevamo cominciato a fare in Kazakistan, però abbiamo il TAP che arriva dalla Azerbaijan, che non passa per la Russia, ma passa, come sanno tutti bene, per la Turchia, no? Dall'Azerbaijan e per la Turchia. E arriva. Finalmente siamo riusciti a convincere i fanatici che non volevano la TAP, no? Quindi abbiamo un buon gasdotto che funziona da anni sia dall'Algeria sia dalla Libia. No, il vero problema è per i tedeschi, no? Dunque, innanzitutto questa cosa che Putin non voglia venderci il gas è una stupidità assoluta. Putin vuole, cioè, se c'è un'industria che difende la pace,
e l'industria energetica, perché chi spende miliardi per tirare su l'energia fossile, gas e petrolio, che sono, come sanno molto bene, nonostante quello, gli errori che abbiamo fatto, e poi dirò quali conseguenze drammatiche hanno sui prezzi, quelli sono oligopoli naturali, non è che tu puoi fare la competizione, non possiamo creare tutte le pipeline che vorremmo. Le pipeline ce ne sono una, due, è come le autostrade, è come quelli che vogliono fare la concorrenza sulle linee dei treni, ma al massimo puoi fare la concorrenza sui treni che corrono, ma su poche linee, non puoi mica costruire 60 linee, 60 autostrade. Quindi tutto quello che si è detto in questi ultimi 40 anni sulla concorrenza, i vari Prodi, i vari Draghi, eccetera, hanno detto, i vari Amato, cioè, sono rimane da fare. No, il problema vero qual è? Che i russi hanno tutto l'interesse a vendere il gas e soprattutto hanno l'interesse di venderlo anche ai tedeschi, perché il Nord Stream era un gas fatto che sapevamo che perché è stato fatto il Nord Stream. Questo vorrei dire una cosa che non sa nessuno e soprattutto gli ambientalisti. Qual era fino a qualche anno fa il più grande produttore di gas in Europa? L'Olanda. A Groningen si estraevano miliardi di metri cubi di gas ogni anno. Si è dovuto smettere perché se non smettevano l'Atlantico arrivava fino a Berlino, perché le dighe olandesi stanno crollando, perché si tirava su un sacco di gas che produceva dei terremoti, perché il gas è una cosa seria, bisogna tirarlo su bene, e non a caso funzionano bene le imprese di gas monopolistiche, perché non si mettono in concorrenza, come la Snam, che hanno di mira il guadagno a lungo termine, sono un capitalismo paziente, e il Nord Stream doveva sostituire quella gigantesca offerta di gas che Groningen non fa più. Quindi il fatto che gli americani adesso lo facciano pagare alla Germania il prezzo è per dire alla Germania che devono essere degli alleati fedeli e proni a come gli Stati Uniti vogliono che sia governata l'Europa, perché quella roba lì, quel gas in Italia ne arriverà sempre poco, perché si disperde per i rami di un'industria. Vi dico tanto così, forse voi lo sapete naturalmente, che il 48% dell'energia elettrica in Germania oggi va a carbone. L'Olanda ha riattivato le centrali a carbone. Se uno legge le riviste specializzate, che questi giornalisti non leggono, anche perché non sanno né l'olandese né il tedesco, sanno a malapena la lingua delle scimmie, cioè l'inglese della Berlitz, non quello di Shakespeare naturalmente. Quindi questo è il vero problema. E il danno che fanno alla Russia è enorme, ma è enorme anche il danno che fanno alla Germania e ai paesi come l'Olanda, e ai paesi che faranno dei danni enormi anche alla Lituania e soprattutto alla Polonia. Il 60% del rifornimento energetico polacco va a carbone. Quindi mentre facciamo gli accordi COP eccetera, per ridurre entro il 2030, non facciamo più le macchine a motore a scoppio eccetera, siamo tornati al carbone. Veniamo al prezzo. Come si forma il prezzo del gas? Il prezzo del gas lo fa ancora la borsa di Amsterdam ed è legato, un tempo era legato al prezzo del barile, adesso no, è legato ai futures, non è più legato alle quantità fisiche. Un tempo era take or pay, tu facevi un accordo, tu eri obbligato a comprare il mio gas, anche se fissavamo prima il prezzo, poi potevo perderci io, potevi guadagnarci tu, ma io ero obbligato a fornirti la merce, in questo caso il gas, perché avevo costruito delle pipeline di cui mi sarei ripagato solo 20 anni dopo. Adesso il gas, come il petrolio, non è più basato sulle quantità fisiche, ma sui futures. Io quando sono entrato nel Consiglio dell'ENI nel 1994, sono rimasto lì fino al 2002, ho visto questo passaggio. Un tempo il prezzo era $14, ci sembrava altissimo, perché facevamo il take or pay sulla base delle quantità fisiche. Poi abbiamo cominciato a comprare il petrolio venduto sulle scommesse finanziarie, sui futures. Il Brent non si misurava più sulle quantità della domanda e la quantità dell'offerta, che l'incrocio, come si insegna
diciamo, con il pallottoliere vicino, l'incrocio tra queste due firme, il prezzo. Era la speculazione, il gambling, la scommessa finanziaria, è la scommessa finanziaria che fissa sia il prezzo del petrolio sia il prezzo del gas. E un tempo questo era abbastanza moderato, perché dato che il prezzo del petrolio è meno volatile, a meno che adesso, che cosa è successo poi? Tutto questo si inserisce nel fatto che le grandi banche d'affari, e poi alimentate da questa cultura del verde, e soprattutto dal fatto di dirigere tutto dall'alto, perché ormai, insomma, l'Unione Europea è una gigantesca Unione Sovietica, no? Hanno cominciato a fare le prove di questa Unione Sovietica con la politica agricola, dove dicevano anche se dovevi coltivare il latte, dovevi allevare le mucche da latte o no, se dovevi coltivare la barbabietola o no. Poi adesso hanno cominciato con l'industria, hanno una gigantesca cassa del mezzogiorno, dove però c'è un bargaining tra il più forte. La questione è che le grandi banche d'affari hanno privilegiato il valore della scommessa dei future green, eolico, solare, senza dimenticare che la produzione di anidride carbonica per fare quelle enormi ruote, no? O per costruire queste enormi piattaforme che sono piene di silicio, difficili da smontare, da portare, quindi si consuma una quantità di CO2 enorme, ma in ogni caso si privilegia la quotazione, e quindi le grandi compagnie energetiche non hanno in più investito nella esplorazione e nel depletamento, cioè nello sfruttamento dei giacimenti di gas e di petrolio. Per esempio l'Eni, che l'ha fatto, con la grande scoperta in Egitto, ha garantito l'autosufficienza del gas all'Egitto, è stata punita dalle grandi banche d'affari. Il titolo per lungo tempo, come sapete molto bene, ha patito. Quindi la politica energetica ha fatto sì che ora c'è una carenza di gas e di petrolio nel mondo. Ce n'è bisogno, ma non ne abbiamo sufficienza. Ed è per questo che è ritornato al carbone. Il nucleare, i francesi si dice vanno nucleare, ma anche loro hanno riaperto le centrali a carbone. Perché il nucleare è una follia. Perché? Non tanto per la sicurezza, perché ora si può essere sicuri, ma perché ha scarso rendimento energetico. Da una centrale nucleare fai solo elettricità. Capisci? Invece dal gas, soprattutto dal petrolio, fai medicinali, anticrittogramici, addirittura i cosmetici, fai le plastiche, anche se adesso non bisognerebbe farle, ma un mondo senza plastica non può vivere, basta farla bene, basta che sia riciclata. Quindi siamo in mano alla follia e alla grande speculazione. Quando si dice c'è il capitalismo finanziarizzato, queste sono le conseguenze del fatto che l'economia reale non è più al centro della macchina economica, ma che è la finanza. Mi pare di aver detto tutto anche fin troppo. Grazie. Quest'ultima parte della tua risposta ci introduce all'altro tema, perché tu affronti in diverse parti il tema della crisi del capitalismo finanziario, e volevamo un attimino soffermarci con te su un tema inerente a questo tipo di crisi attraverso la domanda di Vincenzo Marini. Buonasera professore, e grazie per offrirci questo punto di vista per noi davvero entusiasmante, molto, molto approfondito, molto, molto ricco. E la domanda la sintesi già anticipata Massimo. L'inflazione, quello che era un ricordo per molti di noi della gioventù o della maturità, sembrava un concetto dimenticato, perlomeno nel mondo occidentale evoluto. Adesso chi sostiene per la pandemia, chi sostiene per i fondamentali macroeconomici cambiati, chi sostiene per le politiche monetarie delle banche centrali, si sta riaffacciando in maniera particolarmente aggressiva e, come sempre è stato, colpirà ancor più le classi sociali deboli e anche le imprese meno strutturate. Ci chiediamo se dal suo punto di vista ci può dire quali sono, in sintesi, le ragioni principali del risorgere di questa inflazione e come si può prospettare nel futuro.
Guardi, molto, molto brevemente, io nel mio libro ne parlo a lungo. Noi voglio dire adesso, per carità, non voglio né patere bourgeois, né, ma oggi voglio dire la scienza economica non esiste più, esiste la scienza monetarista. Quindi un tempo i grandi economisti, quelli che sono stati i miei maestri, il mio maestro principale, Franco Momigliano, ma Pissino Slabini, Federico Caffè, Michael Kaleski, ma ci insegnavano che l'inflazione cominciava dopo i decimali. Cioè, voglio dire, quando si andava oltre il 10% era l'inflazione. Noi siamo in un periodo, siamo dagli anni 80 del Novecento, in un periodo di deflazione secolare. Cioè, voglio dire, poi la situazione è molto diversa dai paesi che hanno le banche centrali, come gli Stati Uniti, il Canada, l'Inghilterra, che non ha mai abbandonato la sua banca centrale, la sterlina, e l'Europa che non ha una banca centrale, perché ha la banca centrale che non funziona da banca centrale. Stampa una moneta immaginaria, ma non può difendere questa moneta sui mercati mondiali, può solo limitarsi a acquistare titoli di Stato dalle rimanenti banche centrali dei vari paesi, che però non possono decidere da sé la quantità di moneta che possono stampare. Allora si rifanno con i titoli di Stato. Quindi l'Europa è un aborto da questo punto di vista monetario, no? Il fatto gli americani hanno sempre temuto, perché se la deflazione secolare continua, loro a chi vendono le loro merci? Che hanno tassi di produttività molto più alti del lavoro di quelle europee e hanno bisogno di un tasso di profitto più elevato. Naturalmente la deflazione, chi fa l'imprenditore di voi lo sa bene, i margini continuano a scendere. Come aveva previsto Marx e come aveva spiegato bene Michael Kaleski, il tasso di profitto sarebbe sceso. Barry Wiswitzi avevano scritto dei libri fantastici sul capitalismo monopolistico americano. Anche Galbraith, che non era un marxista, era un neo-keynesiano. Non parliamo poi dopo di Hirschman, cioè tutti economisti borghesi, ma tutti erano convinti che sarebbe arrivata la deflazione secolare. Perché la deflazione secolare? Perché c'è stato in questi ultimi 30 anni un abbassamento della massa salariale spaventosa e una serie di innovazioni tecnologiche che hanno ridotto la presenza del lavoro umano nel capitalismo, nella circolazione del capitale. Quindi la creazione di massa monetaria è diventata sempre minore e quella che c'è è virtuale. Quindi noi continuiamo a ragionare con degli schemi, poi non parliamo di quelli che ragionano su un economista che io reputo molto debole, e vabbè, che è molto importante perché era un grande intellettuale, ha scritto dei libri di politica molto belli come quelli su Versailles, Keynes. Keynes, voglio dire, sì, la teoria del moltiplicatore spiega come allontanare la crisi aumentando la domanda. Ma se tu non aumenti i salari, perché aumenti il profitto capitalistico, è un bel aumentare la domanda. Scusate, ma vi guardate attorno, ma che una bottiglia di vino costa 9 euro. Ma uno va all'OVS, compra delle magliette a 3 euro. Ma quale sarà il salario dell'operaio? Allora, quello che gli stupidi, perché sono stupidi, che gli economisti di corte, gli economisti della Bocconi, della Luce, questi infantili, no? Gli economisti delle università americane dove fai carriera se nuoti più velocemente di un coccodrillo, no? Questi qua chiamano inflazione quello che non è altro. Negli Stati Uniti un aumento dei salari, perché gli Stati Uniti hanno una carenza di manodopera. C'è la Great Resignation, dai 4 milioni e mezzo ai 5 milioni di operai americani hanno abbandonato coscientemente loro il posto di lavoro, perché tra prendere $600, $500 al mese non hanno il welfare, non hanno un sistema, e non prendere nulla, ma affidarsi al capitalismo filantropico, sulla corporate social responsibility, su cui io ho la responsabilità di averla introdotta in Italia, mi sono pentito, no? Per cui ci hanno rotto le scatole tutti questi qui, no? La Benefit Corporation, ma io non faccio niente, vivo in una tenda,
e vado avanti. Ci sono uscite dei libri di antropologi bellissimi su queste decine e decine di migliaia, centinaia di migliaia di ex operai che vivono nelle case mobili, nelle roulotte, e che giro. C'è una donna bravissima, un'antropologa che ha scritto, che è stato tradotto anche in italiano, che descrive: in Italia le cose vanno peggio perché i salari non aumentano, ma di più, che cosa è successo con la pandemia? Un fallimento manageriale pazzesco. Ma scusa, quando avevi migliaia e migliaia di navi alla fonda, ma no, questi manager super pagati che non sanno fare un cazzo, ma come facevano, ma come hanno potuto non prevedere che avrebbero fatto la corda ai noli per mesi e che i noli marittimi sarebbero aumentati? Che cosa fa aumentare il prezzo? I noli, no? Perché i noli marittimi sono rimasti sempre quelli, non puoi anche lì fare la competizione sulle panchine, no? Le panchine sono quelle lì, sono oligopoli naturali, no? E hai adesso migliaia di navi che aspettano. Il problema è che aumentano alcuni beni, e cosa grave, non trovi neanche più le componenti, questa cosa dei microchip. Adesso l'Europa si sveglia e dice: ah, abbiamo lasciato tutta la produzione dei microchip ai cinesi o all'Asia, quando il buon Pistorio l'aveva detto già con la sua SMT, ha detto: dobbiamo farli noi. Voi vi rendete conto? Quello che chiamiamo inflazione è per l'Europa un fallimento manageriale, per gli Stati Uniti è l'inflazione classica. I salari sono aumentati perché c'è scarsità di forza lavoro. Io prevedo per l'Italia e per l'Europa, in Germania sta già capitando, in Italia anche, non si trova la forza lavoro, no? Anche perché c'è reddito di cittadinanza, che sono cose contro la povertà, è diventato invece un modo. Se tu prendi di salario 600 euro, se stai 3 mesi, poi ti danno un calcio negli stinchi e ti mandano via. Ma perché un giovane deve lavorare? Quando si è diffuso il nichilismo, il neopaganesimo, la secolarizzazione, non si crede. Quando abbiamo dei sociologi, i vari De Masi, eccetera, che dicono che va bene lo smart working, che poi il lavoro non è fondamentale, voglio dire, quindi abbiamo tirato, c'è la questione morale della gioventù che appare, no? che tutti li mettono via, poi dopo quando si ammazzano per le strade tutti ambriachi si d'accordo. Quindi questa cosa dell'inflazione è un preoccuparsi per una cosa che ha altre cause, non quello che dicono, e ha forse delle cause molto più gravi e molto più difficili di quello che questi ignorantoni chiamano inflazione, quando se tutto un offshore è tutta un'altra cosa, molto più grave. Forse inflazione, vabbè, insomma, la risolveremo. Bene, questa è una risposta che apre chiaramente uno scenario totalmente, diciamo, alternativo rispetto alla mentalità diffusa su questo tema, almeno sul mass media e quant'altro. E tu hai parlato diffusamente, affrontando questo tema, della crisi di un modello del capitalismo finanziario che sta producendo deflazione e tassi di profitti non adeguati per la crescita economica. Vorremmo un attimino approfondire più un tema di questa crisi sulla questione del sociale. Paolo Rossi. Professore, buonasera. Sera. Questa pandemia con la quale stiamo convivendo ormai da 2 anni ha sicuramente determinato e forse accentuato quelle situazioni di povertà metropolitana, registrandosi magari un passaggio di queste situazioni ad una ancora più accentuata marginalità, con tutte poi anche le connesse derive criminali. Ora, si sta registrando probabilmente una crisi di quel modello di capitalismo finanziario. Ora, al di là delle conseguenze sociali che questa crisi potrà comportare, lei forse pensa che si possa porre la questione di un ritorno, oppure di porre al centro dell'attenzione l'economia morale proprio come questione centrale da affrontare per questa nuova stagione, magari recuperando anche quel concetto di comunità tanto caro anche ad un imprenditore illuminato come Adriano Olivetti? No, io su questo sono alla fine del mio libro che precede questo, che è quello nella edizione inglese per Pergre Macmillan, avevo anche messo, ma
penso ci fosse anche in italiano un mio saggio su Adriano Olivetti. Io finisco questo libro, vabbè, con una previsione di ciò che ci sarà dal punto di vista del rapporto tra popoli e cuspidi finanziarie, no? Quindi vedo davanti a me l'emergere di movimenti iconoclastici, irrazionali, ma adesso lasciamo perdere. Sono d'accordissimo. Il documento economico più importante è la Caritas in Veritatis. Ma perché questo documento è importante, la Caritas in Veritatis? Perché ci indica quello che per me è la via anche economica più saggia, la poligamia delle forme dello scambio. Non ci può essere un solo diritto di allocazione, un solo modo di allocazione dei diritti di proprietà. Noi non solo dobbiamo uscire dalla prevalenza del capitalismo finanziario reinverando la stagione delle banche cooperative, delle banche popolari, che in Italia, unico paese al mondo, hanno distrutto, no? Mentre la Germania, addirittura la Federal Reserve, dato che è una banca federale, ha un posto per i rappresentanti delle cooperative unions, no? La mecca del capitalismo c'ha un posto per le banche cooperative, noi invece le abbiamo chiuse, mortificate, voglio dire, è stata, diciamo, il centrodestra, che si chiamano sinistra, perché poi sono partiti di centrodestra, il vario PD, eccetera. Non parliamo poi di quelli che si collocano al centrodestra, sono addirittura, diciamo, non so, punto di vista dell'economia sociale. Io ho sempre sostenuto che bisogna, per esempio, tutta la questione delle infrastrutture, ma vanno gestite come dei common goods, con not for profit. E noi non possiamo continuare a remunerare degli azionisti quando facciamo le autostrade. Le autostrade devono essere gestite come not for profit. Tutto quello che prendi lo dai pedaggi, eccetera, lo usi immediatamente per la manutenzione e per pagare i tuoi operai. Un solo civil service, nessun consiglio di amministrazione e i tuoi tecnici. Quindi bisogna cambiare radicalmente la mentalità. Olivetti l'aveva già capito, una parte del vecchio pensiero socialista, il socialismo fabiano, l'aveva anche questo capito. Noi abbiamo avuto Giorgio Ceriani Sebregondi, Felice Barbo, che l'avevano capito in Italia, però tutti questi blaterano, ma non l'hanno seguito. Voglio dire, questo, e ce n'è per tutti, no? Perché voglio dire, chiesa o non chiesa, perché per fortuna c'è una divisione, ma abbiamo anche chi predica il liberismo. Io mi sono trovato a fare dei dibattiti con dei sacerdoti che mi dicevano: ma basta con Gesù lavoratore, perché non Gesù imprenditore? Vuol dire che siamo fuori di testa tutti, no? Quindi è una follia dilagante. E quindi sì, io sono d'accordo con lei, ma mi pare che bisogna mangiarne di pagnocelle, bisogna fare un lavoro di convincimento, soprattutto dei giovani. Bisogna convincere i giovani che è meglio fare filosofia che fare economia, che, insomma, un sacco di cose che il tema dell'istruzione diventa. Bisogna uscire da questa monotonia dell'economicismo, no? Di questo monetarismo. Io, amici cari, tra un po' vi devo lasciare perché i miei amici di questa auto stanno impazzendo per il mio parlare. Anche se... Allora, facciamo Giulio un'ultima domanda, perché anche se non mi vedete quasi più perché qui la luce non funziona, ma sono immerso in questa atmosfera diabolica. Mi dica, dimmi Ciccio, dimmi. No, perché tu adesso hai posto il tema che fare in questa situazione, e qui noi che viviamo pregare molto. Questo sicuramente, però sui territori vediamo stranamente una resilienza che costruisce. Adolfo Leoni, la domanda. Sì, buonasera professore. Allora, la lettura del suo libro ha fatto l'effetto di una bomba atomica sulle nostre menti rattrappite. Io faccio il giornalista, quindi tutto quello che è stato detto prima. Volevo domandarle questo. Allora, lei a un certo momento dice che dobbiamo tornare ai partiti popolari storici, e poi parla anche delle comunità di territorio, territoriali. Ecco, cioè, ci dà un attimo un quadro? Il quadro è quello che se lei legge D'Oglio, Olivetti, se legge De Rita, ma soprattutto adesso sono gli scritti da Donzelli, curati dal mio vecchio amico e maestro Beppe De Rita, di Ceriani Sebregondi, su credere nello sviluppo sociale, no?
È possibile, Hirschman poi l'aveva detto subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, è possibile ripartire dal basso, i territori, perché i territori sono, perché ci sono le piccole e medie imprese che non sono fondate sui ruoli, non sui manager, ma sulla famiglia come attività economica. Chiaro che, essendo una società naturale, prima che l'ammazzi devi proprio menarla, no? Devi fare le leggi alla Renzi o alla Draghi, no? Devi fare queste contro il circolante, tutte cose che non vedi in Germania, non vedi in Francia, no? Ecco. Qui poi c'è un fatto di equilibrio di potenza che agisce. Quindi la resilienza è naturale, perché come ci insegnava il vecchio Ciaiano che studiava le imprese familiari, l'impresa familiare ha delle difficoltà nella successione, ma dura, è un po' come le cooperative, le cooperative vere che ne esistono sempre meno, durano perché c'è l'autosfruttamento dei soci, si massimizza non il denaro ma l'occupazione, no? Quindi, e tutte le imprese che hanno, oggi per esempio gli inglesi hanno inaugurato una bellissima nuova scuola dell'economia della sopravvivenza, studiano come si fa a sopravvivere sia le persone sia le imprese, e ci sono dei saggi bellissimi che in Italia naturalmente non legge nessuno o pubblicano case editrici appunto sconosciute, non è. Quindi c'è spazio, però vede, sviluppare i territori bisogna essere in grado di sviluppare. Io morirò senza essere riuscito a realizzare una mia utopia, una scuola di agenti per lo sviluppo sociale. Un tempo esistevano, la Cassa del Mezzogiorno non andava solo soldi, non era solo come il PNR che ci farà morire di sussidi e di debiti, ma insegnava alle persone lo sviluppo locale. Questo non lo insegna più nessuno, capisce? Quindi insomma la vedo triste, la vedo, insomma, quando penso a Draghi mi viene subito in mente Perón, quindi alle due. Rispetto a questo, ripartendo dal tuo libro e poi chiudiamo, Giulio, tu a un certo punto fai un'affermazione che nella durezza della situazione, però nella storia c'è sempre un inizio per il cambiamento che è possibile intercettare. E poi a un certo punto del testo sull'economia morale dici emerge da tutto ciò come il principio della responsabilità personale diventi un punto fermo della nuova riconfigurazione degli interi assetti sociali. Non è il mercato che può riconfigurarli, è la persona, il suo comportamento determinato dalla sua autonomia morale. Ecco, mi sembra che la speranza della ricostruzione è vedere che a livello locale ci sono persone, gruppi che tengono fede, tengono alta questo livello della responsabilità. Ma infatti io ti ringrazio, Presidente, perché se partecipo a queste cose, perché grazie a te e agli amici che sono raccolti, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano, fate in modo che anche un disperato come me continui a avere speranza, e va bene così, però stiamo attenti che quello che si sta compiendo in questi giorni può esserci fatale, quindi occhi aperti, e non fatevi ingannare da, perché insomma siamo in una situazione dove ci vorrà tutta quella resilienza che tu hai fatto accenno. Vi ringrazio, amici cari, grazie e scusate se sono apparso in queste vesti viaggianti. Dai, ti ringraziamo infinitamente. Saluti a casa, saluti anche da Claudia. Saluti a tutti, ti aspettiamo qui da noi la prossima volta. Vedremo. Un abbraccio. Ciao. Bene, saluti a tutti. Penso che abbiamo fatto un momento di lavoro veramente importante. È il percorso di un lavoro che va fatto a livello personale insieme, appunto per diventare protagonisti nella realtà. Protagonisti e non sudditi, non schiavi, non telecomandati da una reattività, ma gente che ha un cuore, che ha un desiderio e che lavorando insieme approfondisce e costruisce. Sui territori locali dove siamo, nelle comunità, quindi con grande speranza, con grande forza continuiamo il nostro lavoro. Buonasera a tutti.